Non ci credo. Ma che bello. Scarta la carta. Scarta la carta. Ora potete fare l'applauso. Facciamo un applauso a Dani e Robby per favore. Ragazzi, apertura dei regali. È quello che stavate aspettando. Ora apriremo tutti i regali insieme. Dimmi. Mamma, devo andare a portare. Sì, vai, vai, vai. Ragazzi, apertura dei regali. Chiara. Nel mentre noi adesso pronto, apriremo i regali. Pronto, prontissima, mi ha risposto sì. Sei pronto, prontissima? Ma come no? Sì! Un altro applauso! Allora, il primo... è la parte di dite i nomi perché non c'è. È della zia Alessandra. Quando avete bisogno di un aiuto e chiamate la zia Alessandra, lei non viene. Come mai? Perché è un bradipo. Chi gliel'ha regalato quello? Io. E cosa fa? Cosa fai là a mangiare invece di stare? Tu stai bevendo? Poco. Dammi un bicchiere. Adesso lo dico a mamma. Poco. Non si beve, mai. Allora, datemi una mano, c'è una carta, come si dice? Carta, la carta! Carta, la carta! Scarta la carta! Che cos'è? La tuta di Batman. No. Un po' viola, un applauso a te, Alessandra! La bimbina? Allora, che non si rovina! Che non si rovina. Il prossimo? Quindi adesso apriremo il prossimo regalo. Questo di chi è? Questo di Diego. Diego, dov'è Diego? Apri la busta. Come no? Amore, è di tuo fratello, la deve aprire lui. È di Diego. No, amore, non è da parte di Diego, è per Diego. Non avevo capito. Della nonna. Amore, amore, è tuo? È di Diego. È per te, te l'ha regalato la nonna? Non è vero. Apri. Dai, dai. Wow. Che bello. Vediamo un po' cosa c'è di altro. No, la maglia, guarda che bella. Ehi, fatti un po' vedere. Che gnocco. Io sono il prossimo regalo. Ciao mamma Giulia. Io apro questo. Ok, questo di chi è? Di Dani e Robby. Allora, aspetta un attimo, questo qua sopra e sono di due bimbi che non conoscevi, che sono venuti alla tua festa perché sono due fan. Yeah. Allora, adesso li andiamo a presentare. Lei, che è una nostra fan, che Chiara non conosceva. E il fratellino, dove? Fratellino. Eccolo! Non ci credo! No, non lo voglio Ma fare, che bello! Cos'è? Oh, dovete sapere che Chiara ama le collane, i trucchi, le piace dipingere, vero Chiara? Stai calma! Io sono calmissima, sei tu che ti stai agitando? Capito, calma, stai calma. Mamma, stai calma. Ti piacciono? Un applauso a Ludovina e Tommaso! Il prossimo quindi è la parte di Dani e Robby, giusto? Vieni! Allora, un attimo se va a partire sei il pronta? Video. Scarta la carta! Scarta la carta! Vai, aspetta, che cos'è? Allora si apre, da lì si apre. Cos'è? Vai! Apri. No, ma stai scherzando? Adesso ti dice. Bimbi, ma vi volete svegliare? Oh! No! Come no? Zitti, che è concentrata! Attenzione! Al contrario! Perché? Così, al contrario! Al contrario, Chiara! Vabbè! Possiamo gioire? Per te? Sono colori! Non ci credi, e vero? E poi qui si può mettere anche la tavolozza con i fogli. Cioè, guarda, ma ci credi, Chiara? Tutti i pennelli! Siamo posso solo vedere almeno? Ora potete fare l'applauso!
Sono colori. E questi qua si incastrano qui. Sì. Guarda, diventa così. Non ci credo. Ti piace? No, nessuno mi tocca questa cosa. Questa nessuno la tocca, eh. Facciamo un applauso a Danny e Robby per favore. Chi è Witty? Ragazzi, ora abbiamo cambiato il nome al nostro manager Vincenzo e si chiamerà Witty. Quindi quando parleremo di Witty non è un personaggio misterioso, ma il nostro manager. E mi sta chiamando. Possono dirlo? Possono? Ho già visto qualcosa. Cappello e una maglia. Ma già ce l'avevi, no? Quando l'ha il mio? Con te ce l'ha. Dovete capire che tra Witty e Chiara è un rapporto un po' strano. Fanno tutto loro. Quindi andiamo al prossimo regalo. Oh, chi è? Dov'è Ilari? Allora, presentiamo tutti Ilari che non l'avevamo mai vista. Avete regalato Come ti piace? Chiara, ma non ti è piaciuto il nostro regalo? Dovete capire che Stefano ogni volta che fa un regalo a Chiara deve sempre arrivare con un regalo. L'altra volta è arrivato addirittura con la saliera e in pratica il portaspezie, ve lo ricordate? Sono qua, piccolina ma sono qua. Mamma, per qualsiasi cosa ci sono io, non vi preoccupate. La croce. No, stavo guardando lei. Mamma Giulia, ti è piaciuto lo scherzetto? Ciao, il bisogno! Ciao! Cos'è? Trucchi? Cosa sono? Giulia, tu stai buona e non dire a null'altro. Che cosa, Ila? Vedere? Sono quelli. No, io non ci credo. Cioè, Chiara. C'è ancora? Apri. Sì. E una? E una marcia. No, sì, no. E una pa? Palette. Poi? Uno smalto. Ah, e ovviamente lui ne ha combinata una che presto vedrete sul suo canale, vero? Sì, ma mi raccomando, prima avete già visto il video di mamma Giulia sul suo canale? Ma se fai così no, non è prima. Aia, ma perché gli hai svolto la terra? Non fai prima. Brava, mi sei piaciuta. No, guarda, è già gelosa delle sue cose, guardala. Non volevo toccare. No, sì, lei si scatena. Penso che avesse vinto in una squadra i super mondiali, non sarebbe stata più contenta. Vabbè, super contenta. Allora, ragazzi, scusate, mi ero perso. Facciamo tantissimi. No, aspetta, tanti auguri di buon compleanno. E poi da tutti. Da tutti i nomi, wow! Aspetta. Oh, sono curiosa, bella. Vai. Ma era quello che volevi? Oh, il primo pantalone bianco. Ci hanno azzeccato, vero? Chissà come mai. Cos'è questa? Una tutina verde lime. Verde lime. Io ho una anch'io uguale. Sì, immagino. E soprattutto verde, vero? Un pantaloncino rosa. Può, eh. Oh, è bello. Non ci credo. Tutta roba mia. No, perché dovete sapere che a volte io uso la sua roba. Avete capito? Io indosso la sua roba, non è il contrario che per andare a dormire, per stare in casa, lei indossa la mia, no. No, vabbè ragazzi, io adoro. E ora c'è la roba più bella di me. Un applauso. Forse vorrei tornare piccola, sì. Quindi ringraziamo la classe di Chiara. L'ultimo regalo da parte di... Aspetta. Di zia Vittoria. No. Perché no? No, perché non voglio? No, perché lei soffre d'ansia e quindi viene l'ansia. E allora... C'è anche il pezzettino per Ghighito. Chiara! Ciao. No, vabbè! Ciao, grazie Chiara! No. Mannaggia, si è aperto un brillantino. Non vedo. Stai tranquilla, amore. Glielo facciamo ricomprare alla nonna. Alla nonna. Chiudiamolo. Ma meno male, non a me. Vabbè, è uguale, tu la nonna, il portafoglio è uno. Guarda, si sono aperte. Sposta un po' questa torta gigante che devo tirare una roba ai miei amici. Ci sarà un regalo per tutti i miei amici e ho deciso di personalizzare
un astuccio solo per mio fratello Diego. Aspetta che verrà a prenderlo. Però non dite niente a Diego, mi raccomando. Acqua in bocca. Ragazzi, ecco qua l'astuccio. Una cosa bellissima di questi astucci che si possono personalizzare e si possono scrivere proprio tutti i nomi. Quindi iniziamo. Wow, bellissimo. E ragazzi, questi ce ne avrò per tutti i miei amici. Comunque è bellissimo. Vediamo cosa c'è dentro. Non ci sarà niente, però ci saranno i nomi, le lettere da mettere all'interno per scegliere il nome che si chiama la persona. Io mi chiamo Chiara, ma questa è l'astuccio di Diego. Quindi andrò a mettere le letterine. E intanto, ragazzi, andiamo a vedere nel dettaglio questo super fantastico astuccio e potrà andare a mettere all'interno tutto ciò che vorrà per la scuola, perché come ben sapete Diego a settembre inizierà prima elementare. E c'è anche rosa e c'è anche la femmina, mi raccomando. Ok, aspettate che sto mettendo le ultime lettere. Perfetto, e qua è il nome Diego. Vi piace? A me mi piace un sacco. Vabbè, andiamo alla festa e dopo un regalo ai miei amici. Un piccolo pensiero per ognuno dei bimbi che hanno partecipato alla festa di Chiara. E proprio lì dentro, quindi Chiara, mamma, sei pronta? Dai, vai! Oh! Sono degli astucci per il prossimo anno di scuola, ok? Applausi! Ovviamente, ragazzi, ci sono sia quelli da femminuccia che quelli da maschietto. E Chiara, ovviamente, ha deciso di dare un po' spazio, un po' femminuccia e un po' maschietto. Allora, Chiara, termina di darli, perché abbiamo avuto qualche cucciolino in più, quindi dagliela loro. Dato che il prossimo anno vi voglio vedere con questi astucci, ognuno di voi lo potrà personalizzare con... No, vabbè, non ci credo, Flaminia. Fantastica. Anch'io. E voglio vedere il vostro nome su ogni astuccio. Questo pacco è arrivato dritto dritto dalla Liguria. Ha fatto un lungo viaggio in treno con una nostra super nonna ed è arrivato dritto dritto qua a Roma. Per Chiara. Allora, Chiara, lo vogliamo dire che sono stati i tuoi cuginetti? Aspetta. Aspetta, ora leggo. Tantissimi auguri di buon compleanno, ti vogliamo tanto bene, zia Giada, zio Simone, Stefano, Nicolò, auguri! Andiamo. Scartala, carta, scartala. Mamma, mi sento di male. No, Diego! Oh. No, no, Diego si sente male, Chiara. Mamma, mi sto sentendo male. Ma mi sto sentendo male. No, ma non ci credo. Ha capito cosa? No. È uguale identico a quello che c'ho. E ragazzi, Chiara ce l'ha, ma ne voleva un altro. E chissà come mai gli zii e i cuginetti ci hanno visto lungo. Ecco a voi no, il super regalone degli zii. Mi chiedi a papà se mi porta la scatola uguale. Cioè, c'è l'uguale identico. Vabbè, continuiamo con i prossimi regali. Anna Laura, vai, vado da Anna Laura. Chi è Anna Laura? Anna Laura, eccola. Ok. Ah, meno male, il cappellino per la mia cucciolina c'è. Wow. Ferma. Curiosità, dov'è quello di Ilari? Qua. Glielo do io a Ilari. Quindi per il prossimo, wow, che fashion! Il prossimo fucsia è di Chiara. Chiara, il tuo. Grande applauso a Chiara. Non ci credo. No, allaccio stretto. Sì, dopo te lo allaccio stretto.